Questo che vi ho mostrato, ragazzi, è il ponte in movimento con una gamba. Come fare per effettuare questo esercizio? Andiamo a metterci pancia in alto tenendo spalle e testa completamente rilassate al pavimento. Andiamo a tenere le ginocchia aperte circa in linea con le anche e i piedi ben poggiati sul pavimento. Ci portiamo su cercando di contrarre al massimo il gluteo. Solleviamo una gamba mentre l'altra rimane in appoggio con tutta la pianta del piede sul tappetino, cercando di tenere sempre in alto il più possibile le anche. Mi porto giù con la gamba che rimane tesa, il tallone quasi tocca per terra, mi riporto su e quando sono su con la gamba ritorno giù. Cambiamo, porto giù la gamba destra, spingo su al massimo i miei glutei, distendiamo la gamba, la porto su, poi ritorno giù, quasi tocco per terra con il tallone, riporto sulla mia gamba e vado giù. Ok? Cerchiamo sempre di tenere al massimo in tensione il gluteo quando saliamo, quindi stringo al massimo il mio gluteo e poi vado a stringere singolarmente ogni gluteo, quindi in questo caso la gamba destra si muove e cerco di contrarre al massimo il mio gluteo sinistro, ta, 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 e accompagno la discesa. Questo è molto efficace per la parte sotto del nostro gluteo, inoltre andiamo a lavorare anche in modo intenso il nostro bicipite femorale. Grazie, ciao!